spero che non lagghi perché sarei contentissimo se che la, insomma, che la riproduzione video sia fedele a quello che vedo io. Mi auguro di sì. Adesso io sto controllando dal mio telefonino, non è che sto facendo chissà. Grande Massi dice gran gioco. Sì, indubbiamente si lascia apprezzare un po' come il classico gioco alla Virtua Tennis, no? Anche se non c'ha qualcosa in più di Virtua Tennis, perché comunque è un pochino, c'ha un po' più di simulazione rispetto a Virtua Tennis, che è arcade completamente 100%. Invece questo ha delle chicche. Poi c'è anche dei bug, insomma, un po' fastidiosi, però comunque si lascia giocare alla grande e merita, insomma, un mix tra arcade e simulazione molto ben fatta. Secondo me un gioco che è il classico gioco. Adesso un'altra partita ce la faccio, ecco, questo è il discorso. E niente, adesso partiamo con la Krejcikova al servizio. Ecco, partiamo subito con una risposta in rete dell'Alep. Risposta su questa superficie è uno dei miei talloni d'Achille. Ecco, questa pessima idea. Alterna delle cose molto fedeli alla realtà ad altre assolutamente. Altra risposta in rete. E va bene, dai, adesso piano piano prendiamo ritmo, eh? Ecco, questo è un altro. Probabilmente non sarà l'unico, perché ecco, qualche piccolo difettuccio ancora qua e là, tipo troppi nastri vincenti. Fuori qui il dritto della Krejcikova, 30-40. Vedete anche le orme delle scarpe. Sulla terra, che è veramente bello. Allora, qui colpisce malissimo l'Alep. 1-0 Krejcikova in questo secondo turno di Roland Garros. Niente. Adesso devo. Sono un po' teso perché la diretta è sempre la diretta. Errore della Krejcikova sulla risposta 15 pari. Ecco, fuori rovescio della Krejcikova 30-15. Passa col dritto qui. Poco reattiva qui l'Alep, 30 pari. Gran dritto lungo linea della rumena, 40-30. A volte le animazioni, cioè, ti penalizzano perché. Dici, ormai non ci arriva, l'animazione ha deciso che tu non ci arrivi su quella palla e non ci arrivi. Anche se eri in teoria vicino alla palla, però. Chiude la volée di rovescio l'Alep. Vantaggio Alep. Palla dell'1-1. Bella anche quella. La cattapalle che ti porta anche l'asciugamano per asciugarti il sudore. Piccole cose, ma carine. Fuori la risposta della Krejcikova. Uno pari. Con fatica l'Alep tiene il turno di servizio. Ace Krejcikova. Alep. La risposta comunque al servizio sulla terra mi darà grossi problemi.
ci è andata anche questa volta. Va bene, 30-0. Bellissima la volée stoppata di dritto della Alep, la rivediamo. Attacco così così, però rimedia con un'ottima volée sulla riga, vicino alla riga. E siamo a 30-15. No, non ci è andata. 40-15. I suoi spostamenti. Però è bello che scivola anche sulla terra, tante belle cose. Qui fuori la prima. E gran dritto, chiude l'Alep. 40-30. Adesso se riuscisse a rispondere, magari sarebbe una buona idea. Questo è incredibile, questo non l'ho visto mai. Però vi dicevo che questo verrà sicuramente corretta, sta cosa, che troppi nastri vincenti. Comunque, parità. Arriva l'Alep. Poi sbaglia il passante. Vantaggio Krejcikova. Bello anche che dice i nomi quasi tutti. Arbitro. E qui sbaglia l'Alep, rovescio. Ai vantaggi si porta a casa il gioco la Krejcikova. Tiene il servizio 2-1. Peccato, il tempo lo potevano simulare, invece è reale, quindi non è molto realistico di quello, però. È fuori. Potrei chiamare il falco, ma non lo chiamo perché comunque mi è sembrata fuori di parecchio. Qui sbaglia la risposta del rovescio tagliato la Krejcikova, non era un servizio così... così pesante, però. No. Segue a rete la palla corta la Alep, ma passa col rovescio la Krejcikova. 15-30. Ingannata qui la Krejcikova. Stavolta non era vincente il nastro, questo era molto più realistico, ma alla fine sbaglia. Male anche qui in risposta alla cieca. 40-30, palla del 2 pari. E altro errore grave. 2 pari. Molti errori da una parte e dall'altra. Per adesso non una perdita bellissima. Mi ha risposto il comando proprio, vabbè. Al solo sulla terra rossa mi fa così, non so perché. Ecco, altro ace. 30-0. Ringrazio Massi per i commenti, ma non sarà facile. Fuori! 30-15. Ma no, praticamente la risposta con... no, risposta tagliata praticamente la devo evitare. Niente. Niente. Oh, così.
normale. Fuori il dritto. Vedete, scambi un po' più lenti proprio perché si gioca sulla terra. Ecco, grave qui l'errore dell'Alep. Adesso mi auguro che nel corso della partita possa migliorare questo aspetto sulla risposta, perché sennò adesso. Brava. Rovescio la Krejčíková. Se non arrivi col tempismo giusto, fai queste figuracce. Non c'è niente da fare. Gran rovescio incrociato della rumena. Qui la Krejčíková non trova la palla. 30 pari. No! Questo è gravissimo. 30-40 palla break. Ragazzi, anche lei, anche la cieca, grossi problemi in risposta. Dai, c'ero. Vantaggio, ancora palla break. No. C'è il passante vincente incrociato di rovescio. C'è il break. 4-2 Krejčíková primo set. No. Lascia troppo spazio, troppo campo. Ha gioco facile la cieca. 15-0. Fuori rovescio, 15 pari. Ecco, attenzione a questo dettaglio bellissimo. Il falco, l'okai, lo chiama la Krejčíková, ma la palla è fuori. Gli rimangono due possibilità per richiederlo. Sì, col dritto. 15-40. Chiude lo smash l'Alep e recupera il break. Ci arriva qua. Poi prova il pallonetto, ma è attenta la rumena, non sbaglia. Il rovescio incrociato di Alep. 15-0. Eccolo lì, altro nastro vincente. Questo verrà corretto sicuramente con un aggiornamento. Questa volta è fuori. Lungo il rovescio dell'Alep, 30 pari, attenzione, 30 pari da 30-0.
Sì, col dritto. 40-30, palla del 4-3. Del 4 pari, scusate. Eh sì, ancora errore sulla risposta. Gioca molto sul rovescio della Krejcikova l'Halep. E siamo 4 pari. La rimette in piedi la rumena. Lungo il dritto di Krejcikova, 0-15. Bellissimo quando scivola nei colpi la rumena, ma insomma, in generale le giocatrici. Sì, anche va bene così la risposta, anche alta ma va bene. Con il dritto, Simona Halep, 0-30, si sta caricando, eh. No, ace. Ah, match. 15-30. No, gravissimo questo, troppo distante forse l'Halep qui. 30 pari. Arriva tardi qui l'Halep, 40-30, palla del 5-4 per la Krejcikova. Lo chiedo io, ci provo. No, nettamente fuori il dritto. 5-4 Krejcikova, primo set. Sì, l'Halep serve per stare nel set. Lasciare, cazzo. Brava, con il rovescio in salto incrociato la Krejcikova. Ma qui Halep ha sbagliato nettamente la... doveva colpire quella palla che sarebbe uscita probabilmente. Il rovescio sulla riga dell'Halep. Questo è gravissimo. 15-30, un po' di tensione qui. Appena fuori la risposta della Krejcikova, 30 pari. No, perché? Non mi ha preso il tasto, non lo so cosa è successo. Comunque 30-40, set point Krejcikova. Brava, sull'incrocio delle righe. E primo set Krejcikova 6-4. Non mi meraviglio, però sicuramente poteva andare meglio. Andiamo subito al secondo. Vedete il campo pulito adesso. Bellissima questa cosa. Mamma mia. Per poco non sbaglia lo smash a rimbalzo l'Halep, però c'è il punto per la rumena, 0-15.
sul nastro la risposta di rovescio. Con il dritto Alep, 15-30. No. Attacco azzardato qui dall'Alep. La passa abbastanza facilmente la Krejcik, va 30 pari. Con il rovescio incrociato l'Alep, 30-40 e palla break. Attenzione. Nel primo gioco del secondo set. No, cazzo! Gravissimo l'errore, c'era arrivata su questa palla corta la rumena, ma tiro in rete. E anche la risposta in rete, niente. Vantaggio Krejcikova. Ma questo colpo di una fortuna immensa, perché la palla usciva ma il nastro l'ha portata dentro. Veramente una volta su 10.000 succede. Fuori il dritto della Krejcikova, vantaggio Alep. Lunga la prima. E il rovescio vincente di Alep. C'è il break. Ace di seconda dell'Alep. Se non se la sputtava al centro forse. Fuori la risposta, 30-0. Fuori anche questa. In difficoltà la Krejcikova in questo momento. La corta? Il pallonetto? Ci arriva con una in arretramento molto brava la Krejcikova. Non era assolutamente facile, una volée di rovescio, forse un rovescio proprio al volo, bravissimo. 40-15. Grave qui l'errore dell'Alep al volo, il rovescio. È straordinario il rovescio della Krejcikova, lungo linea. Non era facile da quella posizione. E alla fine parità da 40-0. Il rovescio dell'Alep, sicuramente il suo colpo migliore.
Vantaggio Alep. Palla del 2-0. Straordinaria in allungo qui la Krejcikova, parità. Ancora col rovescio la rumena, e vantaggio ancora per lei. Altra opportunità per il 2-0. Fuori il dritto della cieca. Tiene in servizio l'Alep 2-0. Questa volta rimane nel campo dell'Alep e non è sempre domenica. 15-0. Esagera qui l'Alep, esagera. Dritto leggermente largo, 30-0. Oh, queste non le prendo mai. 40-0. Alla corta. Ci arriva ma sbaglia la Krejcikova. 40-15. In rete il rovescio dell'Alep, 2-1. Si cambia campo. Ancora con questo rovescio che sta facendo per il momento, per l'inizio di questo secondo tempo, la differenza. Leggermente largo il rovescio in risposta della Krejcikova, 30-0. Col dritto stavolta l'Alep, 40-0, molto bene questo game di battuta per il momento. Sono mosso male io. 40-15. Larga questa palla della Krejcikova. Tiene il servizio a 15 l'Alep, sale 3-1. Che scambio! Lo chiude l'Alep con il rovescio lungo linea. 0-15. No, qui lo sbaglia. Però bene. 15 pari. Un buon dritto qui lungo linea di Krejcikova. 30-15. Esagera col rovescio qui l'Alep. 40-15. A rete la Krejcikova, ma non è un'ottima idea. L'Alep la passa col rovescio incrociato.
40-30. Ancora una palla per il 2-3. Fuori il dritto. E parità. Ah, incrocia troppo qui l'Alep. Vantaggio Krejčíková. Lungo e rovescio, parità. Ma no, questo è grave, non c'era bisogno. Sta esagerando con gli angoli l'Alep, forse non è necessario. Vantaggio Krejčíková. Peccato, un scambio bellissimo. Alla fine errore di Alep di rovescio. 3-2 per la rumena. Cambio campo. Scriveranno anche quando c'è ogni 7 giochi c'è il cambio di palle. Bellissima anche questa cosa, anche se è solo una scritta, però sempre quei tocchi di classe che fanno bene. Qui dritto in anticipo, lungolinea della Krejčíková. Attenzione, 0-15. Mamma mia! Questo sulla riga dell'Alep, questo dritto, rischiato tantissimo. E niente, se non gioca sulle righe non è contenta la rumena. Due rischi enormi anche in questo punto, ma alla fine è suo. 30-15. Accelerazione di rovescio della Krejčíková, 30 pari. Controtempo l'Alep qui, 30-40, palla break, attenzione. Straordinaria qui la Krejčíková, bello scambio. Quindi se lo porta a casa, c'è il break, rimette le cose a posto la cieca, 3 pari. Sì, con il rovescio, dopo un altro bello scambio. L'Alep, 0-15. Ancora con il rovescio, 0-30.
No, che si sposta male l'Alep, andata sul dritto. 15-30. Insiste lì la Krejcikova, vai, va bene. 30 pari. Sono spostato troppo in anticipo. Ace Krejcikova 40-30. Palla del 4 a 3. Ci arriva benissimo su questa palla la Krejcikova. Chiude col rovescio, sale 4-3, secondo set, ha già vinto il primo 6-4. E adesso si fa dura per la rumena, numero 3 del tabellone. Dritto poderoso qui dell'Alep, 15-0. Rabbioso, direi. Fuori la risposta, 30-0. Ancora con questo rovescio, che ancora funziona. 40-0. Palla del 4 pari. Fuori la risposta di Krejcikova, tiene a zero il servizio l'Alep, era importantissimo vincere questo gioco, 4 pari. Tra l'altro questo gioco ha delle inquadrature, adesso sono nel bel mezzo del match, quindi non è il caso, però c'è delle altre inquadrature bellissime, rimaniamo su questa che è la classica. No, su questo rovescio bisogna giocarci poco perché ci arriva sempre bene a fondo campo la Krejcikova. 15-0. Palla corta. Altra palla corta. Vedi, è questo quello che non deve succedere, ovvero l'animazione del giocatore, della giocatrice, si blocca a un certo punto e non puoi arrivare. Niente, 40-0. Per adesso a gioco facile la Krejcikova va sul suo turno di battuta, 40-0, 3 palle per salire 5-4. Grave qui l'errore di Alep di dritto, tiene a zero il servizio anche la Krejcikova. 5-4 per lei. Alep serve per rimanere nel match. Fuori rovescio della ceca, 15-0. Mossa male qui l'Alep. 15 pari. Attenzione, qui grave il rovescio in rete della rumena. 15-30.
Attenzione, 15-40, ci sono due match point per Barbora Krejčíková. E niente, però ci si prova lo stesso. No, sbaglia col dritto, molto male. Peccato, volevo farvi vedere una vittoria, ma sulla terra battuta ancora faccio fatica. Mi spiace. Però anche un po' di tensione della diretta, ma probabilmente avrei perso ugualmente. Va bene, chiudo qui il video. Ne farò altri perché comunque il gioco è veramente divertente. Ho anche dei risultati migliori solitamente sulle altre superfici, ma migliorerò anche sulla terra, ci tengo, anche per Massi che mi ha sostenuto, però alla fine Krejčíková batte Halep 6-4, 6-4. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, tenete a conto questo, considerate insomma questo titolo perché è veramente divertente, comunque sia, nonostante qualche bug qua e là, indubbiamente quelli sicuro ci sono, ma si lascia veramente giocare molto. Alla prossima.